Si apre la porta dell'Atlantico e con essa le prime perturbazioni atlantiche cominciano ad affluire sull'Italia. Una di queste ci interesserà proprio nel fine settimana, condizionando in negativo la giornata domenicale. Sabato 19 novembre al mattino avremo cieli che spazieranno dal parzialmente nuvoloso al nuvoloso, con tendenza a progressivo aumento della nuvolosità per nuvole stratificate che diverranno via via sempre più compatte. Nel corso del tardo pomeriggio e della sera le prime piogge sparse andranno a bagnare l'area tirrenica per poi spostarsi nella zona dello stretto di Messina. Mentre nel corso della giornata domenicale il tempo si presenterà instabile, a tratti anche perturbato, con piogge e rovesci a carattere sparso che bagneranno soprattutto l'area tirrenica della provincia e la zona dello stretto, incluso il nostro capoluogo. Dovrebbe andare invece meglio sull'area ionica da Capo Scaletta a Giardini, dove il clima sarà un pochettino più asciutto. Attenzione anche alle temperature, che nel corso della giornata domenicale subiranno un calo anche dell'ordine di 4-5 gradi, con le temperature massime che in pieno giorno non dovrebbero andare oltre la soglia dei 17-18 gradi, mentre le temperature minime si porteranno a cavallo dei 14-15 gradi sul livello del mare. E attenzione anche ai venti di ponente e maestrale che domenica soffieranno a tratti intensi sul Tirreno, rendendo quest'ultimo da molto mosso a localmente agitato al largo. E per l'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, l'attenzione è puntata su un ciclone in approfondimento sul medio Tirreno che potrebbe apportare un'altra importante ondata di maltempo, soprattutto sui nostri settori tirrenici.